8 anni fa circa, si è assunta con i servizi sociali, gliel'hanno ridata per un po', dopo un certo punto lei non la riportava più al centro che la doveva portare, se la sono ripresa dal Natale del 2014 è ancora là. Io la vedo due ore ogni 20 giorni di mese, sua madre vede un'ora al mese nell'ufficio dei servizi sociali, nonostante casino, tribunale, CTU di Bologna, niente, non siamo riusciti ad averla, cioè sembriamo peggio che due criminali, è un lavoro bestiale, una cosa indicibile, l'hanno presa perché le motivazioni dei servizi sociali, perché lei non la portava al parco, non la portava all'asilo e non la portava dal pediatra, solo che il parco e all'asilo non è obbligatorio perché c'è la sua madre a casa, e dal pediatra lei lavorando, la mia ex lavorando all'ospedale, la portava direttamente nel reparto di pediatria a far visitare quando aveva bisogno. E quindi la bambina era curata, sta bene, però con quella motivazione lì sono fatti autorizzare dal giudice e sono presi la bambina. Ascolti, questo tipo di cose non ha connotazione politica, perché la politica non deve centrare nulla al di fuori, allora, no? Però è la politica a livello nazionale che decide. Lei cosa avrebbe da dire a un ministro, a qualcuno che decide di queste cose qua? Non è un cartone. Ci sarebbe tanto da dire, c'è da rivoluzionare tutto, perché qui c'è da mettere tutto. Allora, io ce l'avrei tempo. Come stanno già tentando di fare? Il problema è che secondo me non ci arriveranno i fondi. E quindi io spero che cambi. Già avere la fortuna che è successo questo casino, che forse mi faciliterà a portare a casa mia figlia. E sarà un gran colpo di culo, che sarebbe stata la cosa migliore che poteva capitarmi, anche se non ci speravo. È capitata, prendo la palla al balzo e cerco di darmi da fare il più possibile per portarla a casa, perché non può una figlia aver passato 8 anni in mano ai servizi sociali, cioè quando io e sua madre non siamo per niente due delinquenti e ci fanno passare per tali. Questa è una cosa che non sta in cielo in terra.